Benvenuti in questo nuovissimo video in Villa The Boys. E ragazzi, penso che mi convenga un pochettino abbassare la voce, perché oggi le rischieremo di prendere, di ricevere insulti, calci, botte e qualsiasi altra cosa. Perché avete letto bene al titolo, ci proveremo con la ragazza di Powa. Ovviamente tranquilli, lei sa già tutto. È uno scherzo super organizzato bene, ho pensato a ogni minimo dettaglio. E lo scherzo si svolgerà esattamente in questa maniera. Rose dovrà scrivergli esattamente tra qualche minuto, quindi ci conviene far veloce l'intro e volare in camera, che io in questi ultimi giorni gli sto parlando, lei inizia a provare qualcosa e cose di questo tipo, molto soft come cosa. Quindi lui sicuramente mi verrà a parlare, discuteremo un attimo in camera mia, metto una telecamera nascosta, spero che venga in camera mia, spero che non mi chiami giù, perché senza telecamera nascosta non si può fare lo scherzo, quindi devo farlo venire in camera mia, anche se penso sarà abbastanza arrabbiato già di per sé, anche se non lo vorrà dimostrare troppo. E spero si concluda così, spero non mi dica nulla di grave, almeno per quei minuti nella quale parleremo. Ma quando è che arriva il bello dello scherzo? Quando io gli dirò: ma bro, non mi interessa, tranquillo, è solo per parlare, la tua ragazza già io l'avevo conosciuta, ci parliamo un po' in amicizia e basta. Lo scherzo veramente bello, raga, arriva nel momento nella quale il pomeriggio, quindi tra qualche ora, andrò a fare una videochiamata con lei, nella quale io fingerò di star parlando tipo segretamente: dai, tranquillo, non ci sente, stai tranquilla, vedrai che non succede nulla e altro. E a quel punto ovviamente lui con Refe aia. Oh fra, vuoi provarci con la ragazza di Powa pure te? Cosa fai? Ci sto già provando. Io non è che ci provo, io ci riesco. Oh, ci stiamo per baciare, brutta cosa. Comunque dicevo, finché Conti e Refe non andranno da Powa a dirgli che io sto facendo questa videochiamata, quindi saranno loro a sentirla e gli dicono: bro, guarda, te lo diciamo perché sei nostro amico, però ci sta provando e sta facendo una videochiamata con la tua ragazza. A quel punto lì succederà il panico. Io non ho idea di quello che può succedere, quindi troppate un like e un'iscrizione solo per quello che può succedere. E iniziamo con lo scherzo, anche perché secondo me tra un attimo gli dovrebbe scrivere. Tra l'altro lui in questo momento sta tipo registrando. Eccolo, 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 eccolo. Ok, zitti perché non ci può sentire. Devo far tutto l'altro giro della camera. Tra l'altro gli è appena arrivato un messaggio, raga, devo far veloce. Forse era il suo messaggio davvero di Ross. Ok, raga, devo far finta di dormire. O comunque di riposarmi. Voglio vedere cosa dice appena arriva. Ciao, Powa. Allora, ascolta, io vedo che, cioè, mi hanno detto che stai parlando con la mia ragazza. No. Sì. Ok, in che senso sto parlando con la tua ragazza? Chi gli stai scrivendo? Ah, ok. Non ti dico chi me l'ha detto, però me l'hanno detto. Ok. Così da un momento all'altro mi sembra molto strano. Ok, bro, è 2 giorni fa, ma io in amicizia l'avevo già conosciuta. Sì, ok, cos'è che gli scrivi? Ma come, cosa gli scrivi? Così, per amicizia? Sì, gli dico un po' come va in villa, mi chiede un sacco di cose. Ti chiede tante cose? Sì. Ma no, mi sembrava strano, cioè ho già parlato, solitamente mi chiede a me le cose, capisci che faccio delle domande. Vabbè, non ti so più scrivere in questi giorni? No, già che mi scrive, però mi sembrava strano questo, ti dico, basta. A posto, per nulla. Tutto ok quindi? Sì, ovvio, tutto ok, cioè perché tu pensi che ci stia provando con la tua ragazza? Ma va, ma che cazzo ti parla poi? Ah, infatti appunto per questo, cioè, allora, ti dico, ultimamente mi piace scrivere con lei, ma in senso buono, cioè è un'amica, mi sto confidando di tante cose, basta, appunto lì. Vabbè, dai, no, però non arrabbiamo. Ma non sono arrabbiato, mi fa un po' strano sta scena qua, allora, capito? Ci sta, ma ripeto, è proprio una parlata. Cioè, puoi andargli anche a lei a leggere le chat, eh? Che dire, se te le manda, ti manderà gli screen e guardali, ma è una parlata, ok? Amici, è vero, non dovremmo avere forse sto rapporto, però non è che gli dico ti amo, ti voglio bene o altro. Dai, ci mancherebbe, se no. No, niente, dai. Volevo solo saperlo, ascolta, dai, io esco poi. Sì, dove vai? Ma adesso credo che vado a finire l'ultima cosa al computer, che mi si è corrotto un file, guarda, lascia stare due palle così perché non posso manco uscire. Allora, io continuo a riposarmi, che sto riposando un po'. Ah, stai riposando? Sì. Vabbè, dai. Allora, ciao. Ok, raga, ha funzionato benissimo. Non mi aspettavo una sua reazione così. Ok, prossimo passo, andare a dirgli a Conti e Refe che appunto la sua ragazza gli ha detto che sta provando meno cose per Powa. Ovviamente tutto telecamera nascosta di Conti, che tipo starà dietro Refe, non so quanto inquadrerà bene, ma va bene comunque. Non so cosa farà Powa in quel momento, aspettiamo di mangiare altro e passiamo alla videochiamata, raga, vi giuro, ho paura. Raga, siete pronti? Per cosa? Vi dico soltanto che per ora lo scherzo sta procedendo benissimo. Powa più o meno crede che io ci stia provando davvero con la sua ragazza. E ma questa cosa assurda. No, non ci sto provando davvero, tranquillo. Allora, sì. Finta. Sì, però Powa non lo sa. No, sì, quindi è un'ottima cosa questa. Adesso come facciamo a far capire a Powa che tu stai parlando con la ragazza? Allora, io faccio finta di star qua fuori dal balcone, parlo un po' con la sua ragazza, faccio finta di essere in videochiamata, mi devi dare il tuo telefono. Come si chiama la ragazza di Powa? Ross. Perfetto. E quindi voi ditegli piano piano, andate là con la telecamera nascosta, gli dite: guarda che c'è Ferro che su me sta facendo una videochiamata con una certa Ross, ci sembra fosse la tua ragazza, non sappiamo noi, però vado io c'è un qualcosa di sospetto. Ok, raga, dovete riuscire a tenerlo lì per un minuto.
minuto fermo. Ok. Nella quale gli parlate, gli fate comprare. Okay. Facciamo perché voglio sentire. Blu, guarda, è vero. Che poi ci tiene veramente tanto. Esatto, ci tiene tantissimo. No, se me si mette a piangere, andiamo. Potrebbe essere, vabbè. Voi, raga, tenete lì. Quando arriviamo qua, ci sarà una telecamera nascosta. Provate tipo a orecchiare. Cioè, fate orecchiare Paua. Tu registra tutto letteralmente. Fate orecchiare Paua appena lui sente che sto tipo dicendo le cose un po' grevi. Raga, ok, preparatevi perché se si sente. Appena sente sta parlando con la sua ragazza, entra subito. Vero, ok, appena lui entra, dovete darmi una mano perché secondo me mi mette le mani addosso. No, potrebbe. Boa, con le treccine. Bro, fidati che potrebbe stramettere. Sembra che io sono abituato a fermare a picchiarlo. Ok, picchiamo interessante qualcuno. Questa cosa. Andiamo. Quindi io direi, voi andate, preparate la telecamera nascosta. Raga, deve uscire perfettamente la perfezione. Ok, mi raccomando, conto su di voi. Sincro, andiamo. Ok, raga, stanno andando. Grave, grave, ho letteralmente super paura di quello che può succedere. Ora, metto la telecamera nascosta, loro andranno a fare tutte quelle cose. Tingo di chiamare col telefono di Refe e non lo so, raga, ho paura. Wow, c'è un piccolo problema, però non ti arrabbia su, cioè ti spiego un attimo qual è la situazione. Parti male, eh? No, allora, non sto scherzando, allora, noi abbiamo sentito Ferro. Sì, fuori c'è Ferro che sta parlando al telefono, io sai che è sul balcone, fianco a camera mia. E come ti dico? No, allora sta parlando con una certa Ross. Ragazza, no, non sa Rossa della tua ragazza, della però ragazza. Non so. Dai. No, no, davvero non è uno scherzo. No, no, stava in videochiamata prima. Però non so, non so però se era una roba tipo di amicizia. Ma ce lo sapete tutti quanti. Ma no, perché ragazza, parlava dai. Tutto piano, diceva no, perché se Francesco lo scopre così. Io quindi non so così. Se cioè non so cosa possiamo fare. Diciamo perché siamo amici tuoi, ovviamente. Ok, raga, telecamera nascosta messa. Loro stanno ancora parlando giù. Fingo di videochiamare e ci siamo, raga. Devo solamente prepararmi che appena arrivano devo proprio far finta subito di parlarci. Però magari vogliamo andare a controllare al volo perché sta ancora parlando adesso. È proprio impossibile, te lo posso assicurare. Cioè, vuoi che vado giù? Prova a chiamare. No, è su. Prova a chiamarla, vedi se ti risponde, perché secondo me sta in chiamata con lui. Ve lo posso assicurare, non è così, quindi. Prova. Aspetta, prima di me, cioè, ha detto Ross è la tua ragazza. No, poi diceva sempre non dirla a Francesco, cioè comunque Francesco vedete, non è che cioè poi si mette niente per essere Si mette sempre nascosto ogni volta. Allora, però aspetta, non andare dai, subito. Cioè, ascolta prima un attimo quello che dice, perché magari ci sbagliamo noi. Dai, andiamo su. Ross non è l'unica tua Ross. No, con calma, Pova, ascolta. Ecco, stai nel codo. Senti da qua. Ci possiamo anche incontrare una volta. Ma no, ma ascolta, da qua non si sentono, dobbiamo andare dall'altra parte secondo me. No. Però ti pare che lei è impossibile. Ma fidati di me, non succede assolutamente nulla. No, tranquilla. Ti assicuro che non succede nulla, non può venire a scoprire. Ma poi se anche non dovesse venire a scoprire sti cavoli, cioè, in amicizia, che mi fa? Dai, Rosalba, ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Dai, ci aggiorniamo, No, fra lei per forza. È lei per forza. Sì, ma poi si mette nascosto. Tanto io ci sono, sai, no? Quindi nulla. Ti ringrazio. Ci aggiorniamo. Ciao. No, bro. Cioè io ho capito nascosto, ho capito che. No, fra, io ho detto, che se mi sono nascosto qua a parlare, io bene, gli ho detto che te le peggio. No, fra. Bro. Che c***o fai? Devo mettere giù. Che c***o fai? Cosa? Bro? Che c***o fai? Te l'ho detto prima, che c***o fai? Ma che cazzo fai? Cosa fai? Dammi il telefono. Cosa sto facendo? Ho sentito! Dire cosa? Con chi è che stavi parlando? Con Rosanna. Chi è che stavi parlando? Con Rosanna, una mia amica. Rosanna? Rosanna. Ross, scusa se volete dire. Rosanna come la chiami? Ok, no, ma la mia ragazza? Ma Rosanna, ma ti pare che la tua ragazza... Perché a me si proprio buffa non parlavi? Mi ha proprio detto che l'importante è che non lo senta e che non lo venga a scoprire. Tanto se è la sua ragazza... se è la sua ragazza e bla. Ok, ma stavo parlando di un'altra persona, perché devo parlare proprio di te? Perché Francesco è tuo. Il mio questo telefono vola. Piano. Serio. Allora. Ok, la tua ragazza. E com'è che si chiama? Rose. Ok.
capo, boh, ascolta, magari sono solo amici, vogliono solo parlare. No, siamo, no, ma siamo solo amici, ma ti pare proprio che diventa. Però se sei amico, perché non vieni a scuola? Perché devi uscire? Regà, ok. No, perché se sei amico, hai ragione. No, ok, no, te lo dico, ok, dimmelo. Ok, dimmelo. Mi sto davvero finalmente liberando con una persona e mi trovo molto bene, ma non ah, ti poi... trovi molto bene con la mia ragazza. Okay, sì, no, ma è vero, sono molto okay, male. Hai ragione. Ok, lo cioè, trovi molto male. Bene a livello di che cosa? Sentiamo. Sì, a livello di parlare, a livello di cioè, a livello di parlare, pure io, ti, pure ti io senti bene con lei, ma pure io ogni tanto ci parlo, ma per amicizia. Aspetta, cioè... ma tu altre volte ti è capitato che ti sentissi con lei? No, sì. È da sì, cioè, oddio, è da 4-5 giorni che stiamo avendo un bel rapporto, ma di amicizia, ripeto, proprio. Cioè, hai chiesto di uscire di sopravvivere. Ok, perché appena torno a luglio, appena torniamo dalla villa, sì, a luglio, cioè torniamo a. Quando torniamo, volevamo uscire insieme, ma bro, ma vuoi ma uscire? Ma tu lo sai che a luglio è stato tutto il tempo con me. Ok, ma tutto il tempo con me, a luglio, a luglio siamo. Cioè, com'è che fai? Voglio capire. Vabbè, cioè, se stiamo due mesi. No, lui è mica geloso, Cioè, esatto. Ma neanche lei. Ma tu quindi vuoi essere il terzo incomodo? No, ma in È uno scherzo. Io la tua ragazza la amo, ci voglio stare insieme il resto della mia vita. L'amo no. Troppo! Io amo Rose, la tua ragazza! Piano. Ok, ma fermo! Fermo! Ma dimmi che cosa avete fatto ieri sera in camera da letto, mi ti sentivo fare. Non stavamo giocando a Fortnite, mi scherzo. Gioca a Fortnite, adesso ragazza! Voglio dirti una cosa più seria ancora. Lei ricambia completamente tutto e vuole lasciarti. Ma basta, ma finiamo! Tieni, non è vero, che fermo, ma fermo! Ma finiamo è tutto questo! Scherzo, povero, uno scherzo! Povero, uno scherzo! È uno scherzo, bro, è uno scherzo, bro. Lo sto organizzando da 3 giorni. Ti ha fatto leggere le chat? È uno scherzo, sì o no? Sì, ti ha mandato gli screen delle chat. No. Ok, fateli poi mandare, tranquillo. Il primo messaggio è: questo sarà uno scherzo per Powa. Fammi vedere adesso la chat. Bro, ho visto la tua morte in faccia. L'ho visto pure io, ok. Posso dirvi una cosa? Che sia direzione per tutti, non provateci con le ragazze dei vostri amici. Giustamente. Video di merda. Ovviamente. Video di merda. No, ma quindi non okay. Devo dire che Ross ha scritto anche a me. Comunque davvero, sappilo, è uno scherzo, puoi chiamarla, puoi chiedergli. L'ho vista brutta, comunque ho fatto un salto incredibile, qua non ci sarà visto, ma... Poi ti voleva uccidere. Sì, no, ma ci mancherebbe, io ho fatto un salto qua, un salto là e sono uscito. Comunque, è uno scherzo, dai, ok, so che hai preso male, un abbraccio, per favore, ti voglio bene, sappilo che ti voglio... Dai, boh, vabbè, giustamente sei un po' presa, comunque, grazie raga. Un applauso a tutti noi. Siamo troppo forti. Abbiamo fatto lo scherzo assurdo. Io vi ricordo di iscrivervi, droppare un like e refe conti. E dite alle vostre ragazze di non stare gli scherzi perché potrebbe succedere. Fortunatamente non sono ancora fidanzato. Ciao!